Via libera dalla giunta per le autorizzazioni all'arresto di Francantonio Genovese, chiesto dalla procura di Messina per lo scandalo dei corsi d'oro nella città dello Stretto. Genovese è mollato dai suoi compagni di partito del PD che votano a favore dell'arresto. Approda in commissione bilancio la manovrina salva stipendi della regione siciliana, vale 136 milioni di euro ed è necessaria per mantenere la pace sociale. Oltre 30.000 le persone che la attendono. Servirà a pagare gli stipendi, ma soltanto fino a luglio. È comunque scontro, per i sindacati non bastano piccoli movimenti di cassa per risolvere i problemi dell'isola. Stop al commissario dello Stato. Un'ordinanza della Corte Costituzionale apre il giudizio sulla legittimità del controllo sulle leggi siciliane a priori. Se la Corte dovesse equiparare la verifica a quella che lo Stato fa nelle altre regioni, la figura del commissario potrebbe sparire. Migliaia di persone in piazza Castelnuovo a Palermo per accogliere e ascoltare Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, arrivato in città per sostenere la campagna elettorale dei candidati siciliani al Parlamento europeo di Bruxelles. Il leader del Movimento ha parlato di mafia e corruzione e ha criticato la lentezza con cui la Camera dei Deputati sta affrontando l'autorizzazione a procedere per l'arresto di Francantonio Genovese e poi ha attaccato frontalmente il governatore Crocetta. Se sfiduciato da solo, vada a casa, ha detto alla piazza. Poi ha passato la parola al deputato pentastellato Giancarlo Cancellieri, che ha annunciato che il microcredito per le imprese partirà la prossima settimana. Evasa alle 14.30 di questo pomeriggio, Valentin Froccai, albanese in cella per omicidio, come in un film si è calato dalla finestra del carcere di Pagliarelli con una corda realizzata con le lenzuola dopo essere riuscito, non è chiaro come, a spezzare le sbarre. Froccai, esperto in fughe, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso un connazionale nel 2007 e anche compiuto rapine ed estorsioni. Il piano d'evasione deve essere stato preparato con cura. Con la stessa funa usata per calarsi dalla finestra, Valentin Froccai ha superato il muro e la recinzione all'altezza del negozio Cesar che vende sanità. Sulla circonvallazione, Froccai era recluso al Pagliarelli da alcuni mesi. Gli agenti della squadra mobile hanno fermato Carmelo Natale Anastasio, pregiudicato di 42 anni. L'uomo è stato sorpreso con 17 sacchi nei quali si trovavano ben 260 kg di marijuana. Avrebbe abusato di una bambina di soli 10 anni in una ludoteca di Cefalù, in provincia di Palermo. Le violenze sarebbero state ripetute più volte e fatte passare per gioco. Con questa accusa la polizia ha arrestato Gianluca Culotta, di 38 anni. L'uomo frequentava spesso la ludoteca perché era gestita da un suo familiare. Parlano quattro pentiti a Messina e ricostruiscono la faida di mafia del 2005 nel quartiere Giostra. Quattro le persone arrestate per l'omicidio di Stefano Marchese, figlio di uno dei quattro pentiti. Fu assassinato per colpire il boss Giuseppe Minardi. Una banda di giovani ladri nazionale a Catania, in sei tra cui due minorenni, hanno utilizzato una Fiat Uno come ariete per sfondare la vetrata blindata del concessionario Hobby Moto in via Duca degli Abruzzi e rubare tre scooter Honda SH. In manette, con l'accusa di furto aggravato, sono finiti Salvatore Battaglia, 19 anni, Nicolò Zagame, 20 anni, Giovanni Battaglia, 19 anni, Giuliano Vinciguerra, 18 anni e due minori di 16 e 17 anni. Beni per oltre 2 milioni di euro sono stati sequestrati a Trapani dalla Guardia di Finanza a Salvatore Vito Gullo, condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Sotto sequestro anche contributi comunitari in materia agricola che sarebbero stati ottenuti illegittimamente. Due gravi incidenti sulle strade siciliane. Lungo la statale 115, nei pressi di Montallegro, in provincia di Agrigento, Michele Basile, di 69 anni, è morto nello schianto della sua vettura contro un furgone. Altro violento scontro sulla provinciale 54 a Catania, nei pressi del polo commerciale Centro Sicilia. Una Smart e un camion Mercedes si sono scontrati. Ferito il conducente dell'utilitaria. L'inestimabile patrimonio culturale siciliano minacciato da furti e scavi clandestini. Sono questi i due reati più frequenti a danno delle bellezze artistiche nell'isola. Più di 8.000 beni rubati e recuperati nel 2013 per un valore di oltre 2 milioni di euro. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e video, seguici su www.blogsicilia.it.